Noi siamo pronti, soltanto che aspettiamo il dissequestro della magistratura. Se non arriva il dissequestro, il cantiere non si può aprire. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, l'abbiamo fatto in tempi record, siamo sostanzialmente pronti. Ovviamente questo ritardo è dovuto alle indagini della magistratura, che ovviamente doverose e necessarie. Ci auguriamo che quanto prima però ci venga consegnato il cantiere, perché la città ha bisogno di quella stazione per poter aprire una nuova stazione, per poter andare avanti con i lavori per le altre parti della nostra città, per ottenere il resto dei finanziamenti. Quindi ci auguriamo che nei prossimi giorni arrivi questo dissequestro, in modo che nelle prossime settimane possiamo aprire il municipio. Battaglie perse non ne vedo, vedo cose che non siamo ancora riusciti a fare, sulle quali dobbiamo sicuramente migliorare. Una per tutti, voglio un miglioramento del trasporto pubblico su gomma, per esempio, se ne devo dire una, e spero che possiamo mettere in campo risorse economiche, perché non è certo un'assenza di volontà, è mancanza di risorse per migliorare, per così da stimolare sempre di più i nostri concittadini a utilizzare il trasporto su gomma. La battaglia vinta, visto che l'area è una battuta con la Supercoppa, che non l'ho vinta certo io, anche se ho fatto un grande tifo, è quello di aver molto nel 2014 fatto crescere la visione positiva di Napoli nel mondo e l'orgoglio finalmente a noi napoletani di sentirci napoletani. Questo è cresciuto molto secondo me nel 2014 rispetto agli altri anni. Qualcuno non ci credeva, ma fare il sindaco di Napoli è uno dei ruoli, delle missioni e delle funzioni più difficili, e quindi deve essere anche la più complicata, la più rocambolesca, la più imprevedibile, la più bella e la più emozionante. Io sono il sindaco della città più bella del mondo, quindi è giusto che abbia le mie difficoltà, ma le supero. Io sono uno sportivo, la corsa ostacoli mi è sempre piaciuta. Speriamo che il 2015 sia un po' più in pianura, non voglio dire in discesa, però un po' più in pianura rispetto al 2014, ma per la città soprattutto, non per me. Sono entusiasta del fatto che vedo sempre di più napoletani ogni giorno che si impegnano per la cura e l'amore di Napoli, e questo è per me il modo migliore per rafforzare la nostra città.